Rossi al tiro, contrattacca la Virtus, attenzione a Sconocchini, abilissimo nell'andare da un campo all'altro, chiama l'infrazione di... E c'è anche questa incompatibilità annunciata da Vujosevic di Esposito con Bonaccini. Loauso è stato chiamato qui per sostituire il cubano Gilbert, infortunato. Sul nuovo vicino a canestro non c'è Savic, solitamente preposto al tipo di difesa adatta per uomini come Loauso. Guardate con quale facilità Danilo Viciano della Scavolini. Bonattore difeso da Sconocchini. Dentro la palla per Conti c'è Frosini che non può fare niente. Difesa di Burro, direzione, cambia invece la Virtus in modo sistematico quando Bonatto e Moltedo si incrociano e trova Bonatto un bel palla alta per Rossi, significa che vuole passare, intanto perde palla Bonatto in un impeto di egoismo e segna Danilovic, 14, vediamo se questa volta i giocatori... Loauso su Savic, Danilovic marcato da Bonatto, Esposito attaccato ad Abbio, c'è già tensione tra Esposito e Abbio, smanazzamento, solo Frosini, grandissimo canestro di Frosini, ma è soprattutto questione di velocità mentale, l'uno contro uno di Esposito, aiuta Danilovic, Abbio, grande difesa della Virtus, Rossi bravissimo, vede... Lo avevamo detto, zona, questa zona è 2-3 per ora, zona normale da parte della Scavolini, davanti Esposito Rossi, laterale destro Bonatto, laterale sinistro Guarasci, centro Maggioli che esce sull'angolo, subito il segno di Danilovic, 3 punti per lui, 29, battuta immediatamente con un attacco da manuale, tiro dall'angolo nel punto più debole della difesa virtusina, canestro dall'angolo di Moltedo, intanto zona normale della Scavolini, un buco incredibile, volo di Sconocchini, schiacciato, ordina ai suoi un adeguamento difensivo migliore, vola Rigodò, pallissima per Danilovic, applaude il pubblico di Pesaro. Virtus con Binelli, Savic, Rigodò, Danilovic e Sconocchini, ancora una palla persa, dilaga la Virtus, altra schiacciata di Sconocchini, Vujosevic forse rimpiange di non essere stato a Pistoia, 39-29, bella palla di Esposito per Guarasci contro la zona, va in post basso Conti, si defila sull'angolo Bonatto, adesso va Esposito in angolo, deve dare la palla a forse passi di Moltedo, ancora un time out a disposizione di Messina, pallissima ancora per Danilovic, strapotere bianco-nero, momento stradominata dalla Virtus, Molti attacca la Kinder, difesa ridicola di Pesaro. Ma allora triangolo più due, Rossi su Rigodò, Moltedo su Danilovic, l'altra zona, e guardate cosa succede, ha tentato la difesa tattica